Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Il gran concerto bandistico Enrico Annoscia, città di Bari, prende il suo nome dal compositore barese vissuto nel 1900, Enrico Annoscia. Nel panorama musicale barese, bandistico barese del 1900, Annoscia si impone come uno dei più grandi compositori baresi, e non solo da un punto di vista di estetica musicale, in quanto è stato anche vincitore del premio, del secondo premio al concorso nazionale di Perugia, ma anche da un punto di vista sociale. Infatti lui aveva il soprannome di un cubo da zucchero. La decisione quindi è quella di titolare la banda di Enrico Annoscia, il gran concerto bandistico, anche perché lui è stato per due volte il direttore della banda municipalizzata di Bari. L'Officina Alfiana delle Arti quindi intende recuperare la tradizione bandistica barese, recuperare gli scritti dei compositori baresi nell'ambito proprio bandistico, quindi le trascrizioni effettuate, e recuperare un po' della nostra storia, del nostro patrimonio. Ma non solo, l'idea non è quella di essere ancorati al passato come concerto bandistico, come orchestra di fiati, ma è avere sempre un occhio proiettato al futuro, sia a livello di discorso di tematiche musicali, di stili musicali, tentare in un certo qual modo di attrarre i giovani verso gli stili musicali più diversi possibili, e verso uno stile che è quello del gran concerto bandistico, dell'orchestra di fiati, che è più sociale. Sociale nel senso che è più da vivere insieme, un'esperienza che viene vissuta all'interno della società, non solo come un punto di vista di aggregazione, ma anche come un punto di vista di formazione, di formazione locale, proprio del popolo, da un punto di vista musicale. Lo scopo dell'Officina Alfiana delle Arti, del gran concerto bandistico, è anche quello di avviare una scuola di musica per fiati. Cantare e suonare in un certo qual modo e studiare uno strumento ha senso anche nel momento in cui si può farlo insieme in un gruppo. E a livello degli strumenti a fiato, che cosa c'è di più importante e di più importante di un'orchestra di fiati? Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.